Ecco, quando leggiamo questo brano del Vangelo, forse per alcuni viene in mente che sembra che Gesù era un po' cattivo. Guarda come ha trattato questa donna. Ben tre volte ha pregato, aiutalo, perfino gli apostoli hanno detto, aiuta questa donna perché non si continua a gridare. E allora possiamo chiedere anche noi a che livello è la nostra maturità cristiana. Perché per tante persone il loro rapporto con Dio è come quelle macchine, no? Che si mette dentro una moneta e esce un Coca-Cola o una caramella. E poi se non esce quella caramella, piantiamo Dio, perché non serve a noi. A che livello è la nostra fede, fiducia e anche umiltà? Pensate anche, per esempio, a Santa Monica. Quanti anni ha pregato, ha pianto e non ha sentito niente risposta fino a dopo il suo figlio finalmente si è convertito dopo 30 anni. Ma noi vogliamo tutto subito, soprattutto in questi giorni, oggi con computer, ogni cosa subito, voglio soddisfazioni per me. E crediamo che Dio è amore e quello che succede è per il nostro bene? Crediamo questo o no? Perché Dio, quando noi preghiamo, no? Dio sempre risponde alle nostre preghiere, ma tante volte non nel modo che vogliamo noi, ma risponde in modo meglio per noi. E così, ecco, penso che possiamo imparare da questa donna la perseveranza nella preghiera, l'insistenza. E i santi sono arrivati a questo punto dopo un bel cammino di vita, a questa fede, fiducia, umiltà. Invece noi a che punto siamo? Alla fine Gesù ha detto, donna, davvero grande è la tua fede, ti sia fatta come desideri. L'altro giorno sono partiti questi giovani a Madrid, di stare con il Papa, giornata mondiale dei gioventù. E ho parlato con una ragazza che mi diceva molto semplicemente, onestamente, che io vado non tanto alla messa, io ci vado alla messa quando mi sento, quando mi dà gusto. Noi adulti siamo più furbi. Noi adulti siamo più furbi, così non diciamo così semplicemente, apertamente, come stanno le cose. Che non diciamo quando non è veramente, puramente per amore di Dio prossimo, noi non diciamo così, ma questa ragazza dice molto aperto, io vado quando mi dà gusto. E così ho detto a lei, ma allora, che cos'è amore? Allora tu non dai per dare gusto a Gesù, Gesù che ti ha dato tutto, la vita, ogni cosa che hai, ogni cosa che si può immaginare, ti ama più di tutte le persone insieme, è morto per te, tu dai per dare gusto a te stessa, ma non per dare gusto a Gesù. Allora che cos'è amore, secondo te? E quanti di noi siamo a quel livello? Quanti di noi siamo a quel livello? Guardi, i giovani non sono stupidi. I giovani capiscono, intuiscono che la grande maggioranza di noi adulti facciamo le cose per sotto sotto c'è un tornaconto. E nonostante che noi mettiamo un bel vestito sopra, così non si scopre quei motivi veri. E così, quando i giovani scoprono questo, allora se gli adulti, i miei genitori fanno le cose per tornaconto, perché noi non possiamo fare uguali questa logica di tornaconto per soddisfare i nostri desideri, istinti, le passioni sessuali, alcol, droga? E poi gli adulti dicono, ma questi giovani di oggi, che terribile, ma hanno imparato da noi? Pensate un po' quando
Quando per noi adulti, per esempio, l'esempio fondamentale, quando non c'è più tornaconto per noi adulti, allora, per esempio, si usa anticoncezione artificiale, aborto, eutanasia, e allora i giovani dicono andiamo avanti, facciamo, possiamo convivere, droga, alcol, discoteca, satanismo, perché no? È tutta la stessa logica di tornaconto. Così, ecco, Gesù, in questo brano del Vangelo di oggi, ha cercato di aiutare questa donna di suscitare in lei più fiducia, fede e umiltà, senza il quale Dio non può dare le belle cose. E così, tante volte, noi siamo, a causa che abbiamo parlato un po' pieno di noi stessi, nella nostra superbia, siamo ciechi della nostra situazione vera. E quando siamo pieni di noi stessi, Gesù non può darci belle cose perché siamo pieni, non c'è spazio per Lui dentro. E ci sentiamo autosufficienti. E così Dio resiste ai superbi. E così pensate anche Lucifero, il primo angelo, era pieno di sé, nella superbia. Ha trascinato un terzo degli angeli con lui nell'inferno. C'è una cosa che quando ho studiato tanti anni fa nel seminario, il Concilio Vaticano II, sapete che una delle cose fondamentali per quel concilio è di aiutare la Chiesa di tornare proprio a questa cosa qua? Vi do un esempio molto molto concreto. Uno dei interventi che ha colpito più fortemente all'inizio del concilio era quello di Vescovo De Smet di Bruges, che ha attaccato il tono generale del primo bozzo dei documenti del concilio. Con coraggio, lui ha criticato il trionfalismo, clericalismo e giuridicismo della Chiesa. E dopo il suo intervento, i padri conciliari hanno rifiutato lo schema sulle fonti della rivelazione e sono tornati a casa determinati, si sperava, di distruggere per sempre l'immagine della Chiesa dominata dalla trilogia dei diavoli che il Vescovo di Smet di Bruges ha nominato apertamente come trionfalismo, clericalismo e giuridicismo. Questo era uno dei discorsi classici del Concilio che sarà ricordato più che molte parole nella maggioranza dei decreti. Quanti sacerdoti e vescovi non hanno ancora capito o assimilato questa cosa fondamentale del concilio? Il molteplice attacco cattolico contro il trionfalismo va in sintonia con il desiderio di sostenere la spiritualità della Chiesa. Questo è uno degli elementi essenziali del nuovo modo ecclesiologico di pensare apparentemente al concilio. Il concilio non voleva nessun nuovo dogma, nessuna nuova definizione della Chiesa che clarificherebbe tutto. Invece, con la gerarchia in mente, e in un modo molto esistenziale, era una chiamata all'umiltà completa e totale. Il concilio stava dicendo alla Chiesa a ricordare che lei segue il Signore che è venuto non per essere servito, ma per servire. È difficile di avere umiltà e si può anche nascondere umiltà. C'è un altro documento del Concilio che va molto bene in questo brano del Vangelo di oggi, quello, l'ultimo documento del Concilio, Dignitatis Humanae, in cui questa donna non era ebreo e ha gridato a Gesù. Dignitatis Humanae ha detto che guarda, prima c'era la mentalità che soltanto la verità ha il diritto di promuoversi pubblicamente. Ma quel documento ha detto che quella non è la base del diritto di poter promuovere il tuo come credi tu, ma la dignità della persona. Ognuno ha la dignità di promuovere come si crede. C'era la tendenza forte prima del concilio di dire soltanto la Chiesa Cattolica può parlare pubblicamente perché noi abbiamo la verità, basta. Invece con tanti paesi ormai sotto totalità come dittatore,
che hanno detto alla Chiesa non puoi parlare, la Chiesa dice anche noi possiamo parlare con la logica della dignità umana. Adesso sta diventando ancora peggio perché sta arrivando molto molto forte la cultura della morte e questo secolarismo che stanno dicendo sempre più forte ai cristiani, voi non avete il diritto di parlare nella piazza pubblica. Sta diventando forte così, più forte che si può immaginare. Ecco, perché noi abbiamo lo stesso Babbo in cielo, così siamo tutti fratelli, anche se non tutti hanno ricevuto il dono della fede completa. E allora, così anche dobbiamo, anche magari per, come la festa di domani, imparare da Maria, umiltà. E da quell'umiltà Dio ha riempito Maria di grazia e Dio ha fatto grandi cose in Maria. E così, ecco, cerchiamo anche noi che di ricevere questo da Gesù, che anche cerca di provocare anche noi come questa donna, perché anche noi siamo quella, come quella donna, che noi non abbiamo diritto neanche delle briciole che si buttano sotto la tavola, ma crediamo di essere qualcosa di molto importante. Così, ecco, cerchiamo. Questa donna alla fine ha gridato: pietà di me, Signore, figlio di Davide. Così anche noi facciamo lo stesso, con umiltà. E se noi con perseveranza come questa donna, anche noi alla fine Gesù dirà a noi: non ho mai visto fede così grande in tutto Israele. Per tutti noi e per tutti i cristiani che leggono questo brano del Vangelo, che ci rendiamo conto che veramente siamo come quella donna, non abbiamo il diritto di ricevere neanche le briciole che cadono dalla tavola, e di perseverare nella preghiera con quell'umiltà, fede e fiducia. Così alla fine Gesù dirà anche a noi: grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Per questo preghiamo. E salutiamo Dio, Signore. Chiediamo in questa preghiera a Dio Padre che aumenta la nostra fede, fiducia e umiltà, di credere che veramente ci vuole tanto, tanto bene, più di tutte le persone insieme ci vuole bene. E così quando ci chiedi di perseverare nella preghiera, anche quando sembra che la nostra preghiera Lui non risponde, quando sembra che ci ha trattato come quella donna del Vangelo di oggi, di credere veramente è per il nostro bene, di farci come la Madonna, umile, per poter riempirci di grazie che valgono molto di più che tante cose che vogliamo noi. Così con questa speranza e questa chiedere a Dio Padre, cantiamo insieme. Padre nostro.